come dobbiamo chiamarti? Alessandro Nardone o Alex Anderson? Beh, qui a Como Alessandro Nardone assolutamente. Ma sei più Alex o Alessandro? E in questo momento sono abbastanza indeciso. Ecco, cos'è che ti sta piovendo addosso nelle ultime ore e perché? Spieghiamolo. Sicuramente è qualcosa di inimmaginabile all'inizio. Diciamo che sono contattato da ogni parte del mondo, da persone che mi vogliono intervistare. Perché? Perché mi sono inventato questo candidato fake, che per molti aspetti però è reale, perché risponde, interloquisce con gli americani che insomma vogliono confrontarsi con lui, con le sue idee. Per questo è stato percepito in maniera così importante ed ha avuto il successo che sta avendo. Ecco, quando hai avuto questa idea, tu volevi ingannare qualcuno o l'hai fatto per gioco? Qual era lo scopo? No, molto semplicemente, Alex Anderson è il protagonista del mio ultimo romanzo, Il Predestinato, che è stato tradotto in lingua inglese, e quindi per poterlo lanciare negli Stati Uniti dovevo inventarmi qualcosa che potesse in qualche maniera diventare virale. Ma pensavi che sarebbe stato preso come una campagna reale? Avrei fatto carte false, perché la cosa, che ne so, uscisse su un giornale tipo il San Francisco Chronicle, invece è uscita sulla BBC. Non avevo assolutamente la minima idea che potesse arrivare una cosa a questi livelli. Ovviamente ne sono contento, e il bello è la dimostrazione che internet, il mezzo, se utilizzato a dovere, se i contenuti, come voi di cui come insegnate, sono credibili, interessanti, allora funziona. Sì, ma qui la cosa è andata anche al di là delle tue aspettative. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sarei stato un pazzo se avessi immaginato che questa cosa avesse potuto fare il giro del mondo. Sei stato criticato o solo complimenti? Guarda, ti sono arrivati? Guarda, devo dirti che sto ricevendo, non sono ancora riuscito a leggerli tutti. Sto ricevendo commenti assolutamente positivi, soprattutto da quelli che erano i miei, che continuano ad essere i miei followers, e questo mi fa molto però piacere. Però anche gli esperti di comunicazione si stanno interessando al caso. Assolutamente, guarda, adesso devo solo avere il tempo di riordinare il tutto e di organizzare il tutto, però Alex è davvero un fenomeno virale. Ecco, questo. Alex Anderson si poneva diciamo in contrasto con la candidatura di Donald Trump, ma anche di Hillary Clinton. Dici che possono tirare un sospiro di sollievo adesso che sanno che non devono confrontarsi con Alex Anderson? Beh no, continueranno a confrontarsi con lui. Pensa che molti mi scrivono: caspita, mi dispiace che tu non sia reale, perché adesso davvero non saprei per chi votare, no? Per cui Alex continuerà a dire la sua. Quanto, l'ultima domanda, quanto ha contato, ha avuto importanza la tua esperienza politica a livello comunale comasco, perché sappiamo che eri consigliere comunale? Assolutamente fondamentale, infatti è la somma, Alex è la somma del mio know-how, del mio background professionale da una parte e politico dall'altra. Infatti se Alex parla come un politico credibile è perché dietro ad Alex c'è Alessandro, che è stato consigliere comunale a Como. Ecco, ti ringraziamo Alessandro Nardone e in bocca al lupo per la candidatura grazie alle presidenziali. Grazie a voi, credi, e grazie a qui Como e a Como.